Buondì, buonasera, buonanotte. Ci siamo. L'aspettavamo da un sacco di tempo. E ora c'è. Abbiamo una Citadel che dobbiamo conquistare. All'interno della Citadel ci sarà una Scylla, che è il pandorano più grosso, gigante, pericoloso che dovremmo andare a affrontare. A parte il mostro finale e a parte la Behemoth che abbiamo già sconfitto in una puntata precedente. Per rendere le cose ancora più facili, non cercheremo di ucciderla, ma di catturarla. Perché? Perché ovviamente è un obiettivo per andare avanti con la storia. Essendo che anche le Scylla si evolvono, conviene affrontare, che non viene cercare di catturare, quella più scarsa, prima di trovare quelle ancora più spesse. Bene, dopo tutto questo pistolotto, sigla, e incominciamo subito. Rieccoci qua. Eccola qua. Questa è la dannata Pandoran Citadel. Guardate quanti bei tentacoloni ci sono. Rispetto a questa layer, che è un po' più piccolina, che abbiamo aspettato fino ad adesso, ci siamo fatti odiare da tutti perché non la distruggevamo. Allora, quello che mi chiedo è quanti soldati possono andare lì? Perché mi piacerebbe. Voi dove state andando? Voi state andando qui, ed è inutile. Eccola qua la Scylla. Ah, che scemo. C'erano anche questi che dovevano niente, qua c'era un'altra base che potevamo andare a scoprire. E invece no. Potremmo attivare questa base che va a scandagliare tutta sta zona. Qua abbiamo un nuovo sito degli antichi. Andate a scavarlo. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Qua abbiamo ancora una missione da andare a fare, la scavenging mission. Qua non c'è niente. Intanto state costante estraendo cose. Dobbiamo fare un'altra Scorpion. E o un Destiny. Ora aspettiamo per fare il rebuke. Forse è meglio aspettare per fare il rebuke. Bene, pistolotto in arrivo. Pistolotto velocissimo, eh? Cosa abbiamo qua? Oltre a quello, Yamat Oracle, che vabbè. Advanced Viral Weapons. Multi-Tensor Thread Detection. Poi possiamo aiutarli. Cruise control. Bene, abbiamo qualche... Sinedrian Haven is under attack. Ok, ci siamo. Salva. Questo Sinedrian Haven potrebbe essere attaccato da questa. Quindi, se la distruggiamo... Guardate quanto boost dà, eh? Niente, sono solo 8 gli slot che possiamo avere. Allora, fermo restando che la sfida mi serve.
Dobbiamo utilizzare un Max Power e lei. E i Lion Catcher ci servono. Poi Pdor potrebbe essere un'ottima aggiunta. Octopus Garden non lo so. Forse è meglio Diabolic Rosa. O Gennarino. Quindi Max Power, Lion Catcher, a sfida. Pdor. Tentaculat, che potrebbe approfittare subito della sfida. E poi non lo so, un Rinnegatamante magari? Invece che un cecchino? Però senza Mutoid... non possiamo lanciare vermicelli per ispezionare. Forse un Gennarino. Potrebbe essere utile. Tu lanci Fireworm, va benissimo. Va benissimo, mi piace. Però quel Mitra lì non so se è il caso. Perché ha dimostrato di non essere all'altezza. Prendiamo questo. Allora. Dor, sei uno di quelli che andrà... per la cattura. Prendiamone due, va? Senti quanti colpi ci sono. 12. 3. Piuttosto lasciamo giù questo. E questo. Poi. Quali ci sono? Allora. Max Power. Max Power, tu sei un assalto. Potrei darti la Sharingan invece che questo. Tu abbiamo già... Ok. Ok. Speriamo che adesso la registrazione vada. Bene. Questa è la Scylla. C'è scritto di ucciderla. Speriamo non sia così. Perché noi lo vogliamo portare a casa. Abbiamo già un Acheron. Questo è il trono dove c'è la Scylla. Acheron. Un po' più piccolino. Quindi non ci interessa in questo momento. Salva. Quello che dovremmo fare... Max Power. Tu vai qua dentro. Perché parte... della cosa importante è cercare di mandare la Scylla nel panico. Abbiamo 1, 2, 3 di questi. Per mandare la Scylla nel panico, per prima cosa. Abbiamo un tritone Poacher. Allora. Allora. Vediamo se riusciamo a... Gennarino. Vai, lancia. Abbiamo una torretta. Una Mist Sentinel. Questa non me l'aspettavo. Mi aspettavo qualcosa di molto peggio. Intanto incamminati, va. Io non mi ricordo se hai Return Fire o meno. Sì, ce l'hai. Return Fire con questo penso sia abbastanza convincente. Tu piazzati di qua. Allora, tu dovresti venire di qua. Dor, in teoria dovresti... Eccola! Eccola qua!
Eccolo il bestione. Allora, 3900 punti, quindi vuol dire 390 punti di paralisi da infliggergli. Crea un mindfragger ogni turno, fai balzi da in frenzy e crea mist. Da vicino è letale. Il punto più debole della corazza è 30 su questo addome gigante. Tutto il resto c'era 40 o 50. Un avversario è abbastanza tosto. Ma non... Tu ti sei mosso, quindi non si può muovere ulteriormente. L'idea è questa. Iniziamo a paralizzarla da qua. Un uovo. Sì, lo so. Ciao ciao. Va un po' più avanti e mettiti lo scudo. Max power è quello che è ancora dentro. Va bene, finisce il turno. È velocissima. È velocissima. Eccolo là. Vabbè, ma quello riusciamo a farlo fuori in un turno. Anche questo. Ai ai ai, questo fa male. Ok, allora qui c'è un Arthron che può morire male. Però che poi arriva la Silla qua, eh? O come diamine si chiama. Non hai modo di prendere l'Arthron. Triton Hitman è praticamente non prenderlo, è impossibile. È impossibile. Forse dovremmo iniziare a provocarlo. Colpendo lo Scourge. Che però non ho modo di vedere con questo. Con te forse sì. Non vorrei che poi sono troppo vicino, eh. Teoci di qua. Non lo vedi. Vedi solo qua. Va bene. Proviamoci. Vai! Molto bene. Allora. Tu vedi tutti praticamente. Potresti paralizzare l'Acheron, però mi servono tutte le tue preziosissime munizioni. Di qua. Tu potresti già sparargli da qui. Tu non hai modo di vederla, eh? Caspiterina. O più avanti. Giusto un pelo più avanti. Una parrucca più avanti.
E vabbè, muoviti qua. Tra l'altro io perché ho detto che lo riparavo qua? Non ha le armi per ripararlo. Vabbè, tanto quella è abbastanza grossa che comunque un colpo dovrebbe sopportarlo senza nessun tipo di problema. Non vale la pena provocarla. Tu piazzati qua. E scudati. Ok. Abbiamo ancora un vermicello. Adesso... E tra l'altro continuano ad arrivare rinforzi. Ah, che paura. Ah, oh, mi sono spaventato. Giusto un pelo prima del colpo, eh. Adesso mette giù il Mindfragger. Preparatevi che sto facendo veramente schifo questo. Oltre a fare una paura. Mi ha messo veramente paura sta roba. Povero vermicello. Qualcosa spacca muri. Ok, e vabbè. Questa sarà tosta. Ah, però è andato in frenesia, si sa mai. Altro dovremmo andare anche a prendere le casse. Vabbè. Allora. Non lui. Questo bestione. Vai! Devi fargli 80, non 40. Devi far renderla tutta, non in parte. Eh sì, iniziamo a prendere le cose in parte, non è che vada molto bene. Il prossimo turno sarai Dazed, ma mi auguro che quello sia molto più paralizzato. 50, 80. Agile Legs, 40. Questo quanto ha di Armor Piercing? 60. Quindi questo 50 dovrebbe passare. Benissimo. Siamo già a metà strada. Siamo già a metà strada. 184. Max Power, è arrivato il tuo turno. No, sei troppo lontano però. Perché non lo può fare con la mitragliatrice, lo può fare solo con questo? Um.
Proviamoci. Speravo di più, eh. Speravo di più. 8 virus. Lui ha ancora una marea di will point. Rientra. Perché non lo può fare con la mitragliatrice questa cosa? Non l'ho mica capita. Non lo so. Cosa gli puoi mirare? Ok. Smasher, no, anche per l'idea. Torso, forse. Siamo a 200. Quindi già 2 action point. Cosa facciamo? Continuiamo così? Famo notte, eh? Spawning abdomen, proviamo. Molto molto bene. Tu non hai... È solo return fire. Ho bisogno di qualcuno che provochi gli altri. E qui arriverà qualcuno, prima o poi. Bloccata dal vermicello. Povero vermicello. E via un altro mindfragger. Una barriera di fuoco sarebbe stata utile contro questi mindfragger. Dove arriveranno? Qualcuno sta cercando di aggirarci. Ops! Qualcuno doveva sparargli però, eh? Aia! Ops! Ok. Esatto, devi andare in pinch a million, tu. Quindi qua c'è un Triton che deve aspettare. Oh, bene. Diamo di rapid clearance qua, facciamo un po' di pulizia. Non ho capito perché è andato là, ma vabbè. Non è affar mio. Ha sparato acido contro i suoi. Ah, continua a sparare acido contro i suoi. Va bene. Qual è il problema? Allora, non hai ancora moltissime munizioni, No, tanto buono. Rapid clearance. Iniziamo a far del male a chi è di là, no? Allora. Nel senso, nessuno gli può dare in Steel Frenzy. Tu hai un action point. E beh, ci sta. ...295.
Ne siamo sui 300 tra poco. Tu sei l'unico che gli può sparare due volte. Quindi tu devi essere quello che dai Steel Frenzy. Va bene, no problema. E ora tu sei tornato ad essere la nostra macchina da uccidere. Per uccidere. Spero. Ah, che tensione, ragazzi. Riesci a mettergli un vermicello davanti così lui... Nothing out action points. Maledizione. Questo potrebbe essere un problema. Allora... Va bene, tanto lo so che c'è un Acheron. Benissimo. Andiamo a rifare un po' di pulizia, va? Due Acheron! 80 di acido. Gli riesco a dare due colpi. Ora 1200, 1200. Questo siamo a 900. Per ora va bene così. Allora, tu... Sei l'unico che può sparargli adesso. E ridurgli ancora di più gli action point. Vai! Trecentoundici. Trecentoventisette. Piano piano. Piano piano. Anche qua va a finire come prima. Muro. Muro completo. Quindi, o gli distruggiamo questa. Potremmo andare qua, distruggergli questa. E poi pian pianino far danno a questo. Questa quanti punti vita? 2,40. Vai! Passettini in più serve. Non gli ha fatto niente! Questi bug hanno un po' rotto le palle. Hanno un pelino rotto le palle. Oh, questo costa uno. Non puoi più fare granché. È un po' inacidito, eh? Cos'hai sparato? Ha risanato qualcuno? Ha chiamato rinforzi.
Ok. Tu sei incastrato lì e va bene. Questo inizia a essere un po' fastidioso. Possiamo impanicare la Silla. Possiamo impanicarla. 9 will point. Molto molto bene. Tu intanto potresti già... No. Non riesci a vedere l'altro? Non riesci a vedere questo qua che è quello più pericoloso attualmente? Finiamola. Bravi, bravi. E ora è paralizzata. Molto, molto bene. Max Power, tu hai... Oh, bene, Rapid Clearance. Però non l'ammazzi quello, con Rapid Clearance. Al massimo staccargli la pinta. No? Ah, ma basta staccargli la pinza. No, dove vai? Dove cazzo stai sparando? Stai sporando. Io dire quanto ha? 380. Da 16 potrei farlo. Andiamolo fuori, va, che non ci sarà una sega. Ok. Dice, non fai fare mind control alla Silla. Una max power. Tu hai finito le munizioni. Va bene. Va bene. Avrei preferito qualcuno che l'immobilizzasse un po' di più. Perché qua c'è ancora un Mindfragger. Qua c'è un nuovo. Una munizione per un'arma che possiamo fabbricare solo noi. Mandare qualcun altro qua. Sì, va bene, va bene. Il problema adesso è che queste non le faccio fuori. Ma manco per la capa. Tu quanti punti di vita hai? 5.30. Non ti faccio fuori ma neanche pregando. Devo infilarmi qua dentro. Mi ha lasciato già giù una cassa. Quanta roba gustosa che c'è qua dentro.
Sort of. Ok, allora il problema è che adesso non possiamo uscire da dove siamo entrati, dobbiamo uscire da dietro la stilla. O di lì o di qua. In più dovremmo far fuori quegli maledetti Acheron. Prima che continuino a chiamare sti dannati rinforzi. Max Power ha da farsi perdonare. Bruciati un po' di will point, bravo. Più 55 armor. Qua arriverà l'altro, che ora faremo fuori anche lui. Dobbiamo continuare a paralizzarla, sta qua. Tentaculat, sei dall'altra parte del mondo. Un mindfragger. Adesso tu, Max Power, ti fai perdonare uscendo di qua e cercando con un Rage Burst di farli fuori. Il problema è che tu lo fai per terra, né? Non lo fai in aria. Che metodo stupido. Oh, almeno uno l'abbiamo fatto fuori. Molto bene. A 27, quindi questo è perennemente impanicato. Quanto ha? Will point 20 su 50. Rientra. Molto bene. Bene, dobbiamo appropinquarci all'uscita. Questo è ancora vivo? Per tentare di andare qui, lo tiriamo giù. Per favore, tiriamolo giù. Non lo tiriamo giù. Va bene. Ora intanto possiamo caricare la sfida. La vite granade non gli serve. Qua non so perché non c'è l'affare. Va bene. Ah, tra l'altro posso anche dargli un altro colpettino. E ciao ciao. Ah, si è spaccato un pezzo. Sono spaventato. Qua c'è un mindfragger vivo.
Non è stata una grandiosa idea. Ah, possiamo tirargli un pugnone. Un colpo con questi. Oppure provare a paralizzarlo di nuovo. Va bene. Questo è paralizzato. Tu come stai messo? Qua ci sono due simpaticoni. E a te conviene andartene alla chetichella. Qua c'è uno con il fucile a pompa, lì c'è uno col mitra e il lanciagranate. Tu sei dazed. A te conviene star lì. No, non si riesce a... Eh beh, c'è qualche turno in più di paralisi. Va bene. E intanto tu ti incammini di qua per andare fuori. Tu! Potremmo fare così. Cannot be used again in this turn. Ma porca miseria. Fatti a far bersagliare, va. Mi sono scordato questa passatoia. No, nessuno lo vuole sparare, gli vuole sparare. Va bene. No. Max Power, esci da qua. Dobbiamo fare un po' di raccolta di roba. Ah, ce n'è uno là. Vabbè, fa niente, dai. Dobbiamo far spaventare Don Artron. Questo lo uso. Questo lo potrei usare. Questo lo uso. Vabbè, fa niente, dai. Perché non c'è più niente. Qua c'erano robe interessanti. Ancora una cassa di mutagen è utile. E due medipacchi. Il prossimo turno ci incamminiamo di qua. Allora, Pedoro. E li abbiamo paralizzati abbastanza. Gennarino. Ciao ciao. Iconoclast, non mi serve. direi di andare nella mist sperando che non ci siano altri Mindfragger. Così ci avviciniamo all'uscita. Allora, tu non hai molte scelte che... fare quick aim. Intanto rilascialo, va. E abbattermi quel simpaticone lì. No, lascia stella. No. Non ho visibilità su quell'affare là, davvero. Quanti diamine ne sono? Conviene andare... Ah, sono tutti di qua. Va bene. Anche sono di lì. La sfida non può sparare più. È carica. Dor. Può caricarsi un po' di più, ma...
andiamoci di qua. Se no, guarda, possiamo andare a prendere Pdor. Così lo velocizziamo. È arrivata una sirena. Non penso che potremo cazzeggiare ancora più di tanto, eh. Prendiamo quelle due robe lì. Ce la fai caricare Gennarino? Torna di qua e carichiamoci di nuovo. Cosa sono? Enforcer. Questa roba che non è che serve più di tanto. Questa. Questo forse è l'unico. La faccenda è che adesso arrivano questi qua. E poi arriva la sirena, Instigator. Non granché, non granché. Cioè, se gli sei vicino mi devi fare tutto un giro dell'ostrega per fargli male. Oh, vai. Sono Shield Bearer. Ne avete fatto la spola, avete, siete caricati. Piuttosto girati di qua allora. Vai, dentro. Era qua che c'era la roba più utile, no? Sì, in generale, sì. No, tu hai già fatto altri danni qua. Vieni di qua. Lo si è messi, facciamo male. Sì, ma non più di tanto. Abbiamo fatto 11 di virus, will point. Boh, quello si impanica. Dobbiamo andare di là. Dobbiamo andare di là. Dor, potresti tentare di uscire e prendere quella roba lì, ma non è il granché. Tu hai visibilità sulla sirena. Una pessima visibilità sulla sirena. Lion Catcher, devi correre. Siamo tutti raggruppati e questa ancora disattiva per 11 turni. 11 turni. Non si è imbottigliata di là. Questo è impanicato, molto bene. Vieni, vieni che ti faccio un mazzo tanto, va.
Gennarino. Allora. Potrei stare qua tutta la vita. Non ci arrivo. Vedere che possibilità hai. Ottime, quindi prendiamo questo. Quick aim. E rientra. Pazienza per quello che ci sta dentro, va. Camminiamoci verso l'uscita. E tu incamminati verso l'uscita. E puoi andarcene. Accidenti, c'è una sella, non me ne ero accorto. Accidenti, accidentaccio. Sei will point. No, lei è peggio. Staccagli la coda. Che sono due? O ci raggruppiamo di qua per uscire di qua con quello spawning point, o ci dividiamo. È 20 di bleeding, però ha un sacco di energia ancora. Andare a proteggerla, eh? Malfunction 0%. Oh, allora andiamo giù di brutto di questo. Vai! Potresti scappare di qua, eh? Però sei il soldato più forte che abbiamo. Meglio se scappiamo di qua, no? Pazienza, se c'era un po' di roba che potevamo raccattare su. Non vale la pena perdere altro tempo. Un'altra sirena. Questo è più pericoloso. Porta di qua, door. E se arriva qualcuno di qua, facciamolo secco. Dobbiamo crearci un punto di fuga. Se magari vai un po' più avanti alla Mind Control Immunity, eh? Esatto.
Sempre 0%? Boh, perfetto, allora. Tentaculat. Corre. Al massimo c'è bisogno di ripulire, ripuliamo. Non hai ancora la pinza tu. Tu sei pericoloso. Staccagli un po' la pinza. No, non mi hai capito. Devi staccargliela la pinza. Non è che puoi far finta. Esatto. Avvicinati, avvicinati che qua ci facciamo un mazzo tanto. Questo percorso non lo conoscevo. Questa è una brutta cosa. Caro mio, ce li hai abbastanza? Sì. Tempo di fare un po' di repulisti, eh? Tu però una... Ah, hai anche un sloth. Benissimo. In Steel Frenzy, né? Ah, ma tu non, non sei... che scemo. Non sei un Mutoid. Vai! E uno. Bug ne abbiamo? Dannazione, dannazione. Cioè, no. Un'altra volta, un'altra diamine di volta. Ma che diamine faccio qua? Mind control acid spray. Andiamo con adrenaline rush. Conviene spararla o paralizzarla? 53, no, non ce la faccio. Conviene spararle. Tu sei Daisy del prossimo turno. Proprio a tutti. Ma almeno quelli indietro riusciamo a darglielo. Tu sei l'unico che me la può tirare giù. No. Non mi interessa. La Banshee. Maledizione che tiro. Impossibile.
pessimo tiro, pessimissimo tiro. Non posso neanche farti fare questo. Sono turno, siamo tutti scoperti. Mettiamo a protezione. Tanto arrivano i forzi da là, eh. Questo può fuggire. Tu non puoi fuggire. Andiamo così, raggruppiamoci di qua, no? Tu non puoi fuggire perché sei dazed, giustamente. Non ancora. Tu vai di qua. No. E mettiti in Overwatch. Tu scappa. Non voglio avere quell'affare che si risveglia all'ultimo momento. Neanche tu, scappa. Ok, manca solo Gennarino che deve muoversi. In piazza di qua. Come sta messo? Nah. Questo non lo riesci proprio a prendere. Vabbè, allora facciamo che vai di qua. E aspettiamo la sua prossima mossa. Uno in Overwatch di qua. Tu sei dazed e quindi non puoi fare niente. Ok. Aspetto questo che arrivi. Meno male che una pessima mira. Vabbè, a sto punto. Tutti fuori. Non vale neanche la pena provarci, no? Peccato che non si possono ricaricare i veicoli. Via. E via. E via. Ciao ciao. E torniamo a casa con una Silla. Ce la portiamo a casa. Yeah, guardate quanta bella roba. Eccola qua. Ok, un sacco di gente contenta. You've always stood by our side, even when things got difficult. You fought for our havens and for me. That kind of loyalty means a lot to me. Our war for humanity is not yet over, and difficult battles still lie ahead. So please accept this gift. It will make you stronger,
And a stronger Phoenix project is good for all. Ha speso una marea di una marea. E qua non è, non è, non è, non è, non è, non è. Eccolo qua, Seal of Topsy. E Pandoran Citadel. Allora, di tutto questo, la Seal of Topsy è la priorità. E la Pandoran Citadel. Ah, dalla qua. Per finire 50 di mutagen. Praticamente possiamo farci un altro. Possiamo farci tranquillamente due. Due mutoid super corazzati praticamente. Tu hai un aereo. Tu sei in transit. Avresti bisogno del modulo, quello... Destroy il Pandoran Citadel, ok. Tu hai il modulo per muoverti più velocemente. Tu hai il modulo per ripigliarti. E manca il modulo per ripigliarti. Direi che può bastare così. Grazie a tutti per averci seguito con questa meravigliosa missione. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!